Apriamo il nostro telegiornale con le immagini spettacolari della tromba marina avvistata questa mattina a Fano. Sono state decine le foto e i video arrivati alla nostra redazione da parte dei tanti reporter di strada che all'alba hanno avvistato fino a Torrette questo fenomeno atmosferico, il quale si sviluppa su uno specchio d'acqua. Fortunatamente non ci sono stati danni. La tromba d'aria che si è creata sul mare ha perso contatto con la base e quindi ha perso d'intensità. Dopo le diverse allerte meteo e i forti temporali anche della notte scorsa, secondo gli esperti, ci attende un generale e definitivo miglioramento fino alla prima vera ondata di caldo. E ora dovremmo avere in collegamento telefonico l'armatore fanese Paolo Palazzi, che quando si è formata la tromba marina era a bordo della sua Vongolara. Buonasera Paolo. Buonasera. A che ora siete usciti in mare questa mattina? Siamo usciti alle 5. Ecco, quindi avete visto praticamente formarsi questa tromba? Sì, sì, stavamo pescando, poi mentre rientravamo abbiamo visto, mi sono accorto subito che si stava formando una tromba marina, come capitava spesso. Ecco, siete rientrati in porto o avete continuato a pescare? No, no, abbiamo continuato a pescare. Noi stavamo rientrando, avevamo finito la pesca, ma però le altre barche hanno continuato a pescare, è normale. Vediamo in questo momento anche delle immagini che lei ha girato proprio quando era in mare. Sì. Ecco, si parla di eventi meteorologici sempre più estremi, ma questo fenomeno in particolare è raro o è frequente in mare? No, adesso cioè, è frequente, magari questo le fa più in mezzo al mare, ma cioè, è sempre capitato, c'è sempre stato, capito? Quando noi si dice quando fa la tressa, capito? Un attimo ti fa la tromba marina lì, sono cose. Una volta le facevano anche qua più a terra, ma io mi ricordo anche da bambino, da ragazzo, le faceva spesso. Adesso magari te le fa in mare e non ti accorgi, capito? Adesso anche con tutti i social che c'è, uno riprende. Se dovevamo riprendere noi tutto quello che vedevamo in mare, era uguale adesso, le stesse cose. Paolo, grazie per questa sua testimonianza, per questo suo racconto. Un saluto a lei e a tutti i pescatori. Grazie, grazie mille. Grazie, buona serata.